Sì, no, volevo tornare un attimo proprio alla Villa Comunale. Ci sono state settimane di polemiche sulla gestione della Villa Comunale, anche degli altri spazi pubblici cittadini. C'è una nuova fase che lei può, diciamo, delineare per la fruizione degli spazi pubblici, che si è parlato tanto di mancanza di personale, anche del controllo, della cura Ma anche. guardi, che ci sia sempre un dibattito, io ne sono felice, perché dal dibattito e dalla dialettica in genere esce sempre la soluzione migliore quando non è un dibattito sterile e si provano anche a correggere certe volte delle cose che magari non hanno funzionato. In questo caso io sono molto d'accordo con l'impostazione che ha dato l'assessore Fela, nel senso che chi parla di privatizzazione della Villa Comunale vuol dire che non ha capito niente. Noi stiamo facendo esattamente quello che ha funzionato in questi anni in città, cioè una collaborazione tra pubblico e privato. Il pubblico mantiene il controllo, mantiene la visione, mantiene il bene comune, però quando il pubblico da solo non ce la fa, voi pensate che con la Iervolino avevamo più di 1.000 giardinieri, ormai siamo arrivati a 50-60. E io ho fatto un grande lavoro tra Comune di Napoli e Città Metropolitana, anche sul verde, per mettere insieme giardinieri, LSU, Cooperativa 25 Giugno, Cooperativa Primavera Terza, e si vedono gli interventi che come pubblico facciamo. Ma laddove il privato non rimane, come dire, chiuso nel suo ambito privato, ma decide di fare qualcosa per la città, e lo si fa in cooperazione, vuoi l'adozione di un vicolo, vuoi l'adozione di un'aiuola, vuoi di una piazza, vuoi della villa comunale. Io sinceramente mi sento di ringraziare i privati che, come dire, decidono di farlo in un'ottica ovviamente, sicuramente anche da una visione del privato, ma anche da una visione pubblica. Quindi io mi auguro che siano anche altri, magari anche quelli che hanno criticato, di mettersi in gioco in una partita come questa, che non è la privatizzazione. Noi siamo l'amministrazione d'Italia che non ha privatizzato nessun servizio di rilevanza pubblica, si immagini se andiamo a privatizzare la villa comunale. Sindaco, percorrendo la Riviera di Chiaia fanno tristezza tutti i cancelli chiusi di ingresso. Quando potremo vedere un accesso libero e completo Ma io all'interno della ormai ci città? siamo, l'accesso è quasi tutto libero. Se De Luca non ci chiude ancora un'altra volta i parchi e le aree cani, io penso che si va verso un'apertura totale. Tra l'altro qua questo spazio sarà fruibile da qui a poco, come ho detto prima, la biblioteca, l'acquario, Piazza della Repubblica tra qualche settimana è completata, cioè sono opere straordinarie, quindi abbiamo avuto difficoltà e chi le nasconde? Magari saranno fatti pure errori e chi li nasconde? Ma stiamo andando verso una visione, una concretezza che non si è mai avuta, quindi io sono molto molto contento da questo punto di vista e non vediamo l'ora di rendere nuovamente pedonale il lungomare, mettere prima che finisco il mio mandato la prima pietra dei lavori di riqualificazione del lungomare, così sarà pedonale per sempre, anche se malauguratamente dovesse arrivare un domani Attila.